Di nuovo buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo video. Parliamo di calcio femminile, quindi saluto come sempre gli amici di JWS, Juventus Women Supporter. E dunque, partiamo subito col commento della partita di oggi: Sassuolo Juventus 0-5, la Juve vince. Convince, giornata molto positiva. L'unica cosa nota negativa sono da valutare le condizioni di Irina in uscita prima della fine del tempo, ma per quanto riguarda poi la prestazione in campo delle squadre delle ragazze bianconere sono state favolose e hanno portato a casa tutto il punteggio pieno, insomma, punteggio pieno in campo, nel senso vittoria larga, testa della classifica in solitaria riagguantata dopo la vittoria del Brescia di ieri. E a oggi si aggiunge anche un altro traguardo che ovviamente è parziale, ma fa sempre piacere. Barbara Bonansea è la nuova capocannoniere della Serie A. Quindi adesso, anche questa è una cosa molto, insomma, bella, piacevole. Bonansea straripante oggi, 4 gol. La dimostrazione veramente è che quando la Bonansea è in forma, veramente è difficilissima da marcare. Al di là di questi 4 gol, sta tenendo una continuità micidiale, quindi sicuramente pazzesca, pazzesca, considerando che non tira i rigori anche. Quindi Juve che batte 5-0 Sassuolo, il quarto gol che poi alla fine c'è l'altra marcatrice che oltre a Bonansea che ha fatto 4 gol è stata Sofia Cantore, quindi 4 gol di Bonansea, una della di Sofia Cantore, e la Juve che si è sbarazzata abbastanza agevolmente di questo Sassuolo, considerando anche che allo Stadio Ricci a fine primo tempo erano già 2-0, quindi la partita è stata incanalata subito dal primo tempo. Si è giocato in uno stadio, nello stadio del Sassuolo, dove il Sassuolo ha raccolto alcune delle gioie più belle della sua storia, la promozione dalla C1 alla B e dalla B alla A. Uno stadio dove il Sassuolo non gioca, non ha mai giocato in Serie A per la capienza. Infatti Sassuolo, come sapete, il maschile gioca a Reggio Emilia, no? Ma che continua a essere la casa del Sassuolo femminile. E quindi possiamo dire che la prima squadra delle ragazze ha ottenuto un altro risultato che la prima squadra dei maschi non era mai riuscita a fare: vincere lo Stadio Ricci di Sassuolo. Ci ha vinto, mi sembra, la primavera, ma non vorrei dire una fesseria. Sicuramente la prima squadra della Juve non ci ha mai vinto. E ripeto, era importante vincere e dare un segnale al campionato. Poi in più si è aggiunta anche la Bonansea che ha fatto i suoi 4 gol ed è nuova capocannoniere in questo momento. E adesso c'è una piccola pausa che sarà però molto nervosa, una pausa molto agguerrita, perché in questa pausa preparerà le ragazze alla sfida col Brescia. Non vorrei dire che è la sfida dell'anno, ma potrebbe diventarlo, insomma. In caso di vittoria col Brescia, il campionato sarebbe, non dico finito, ma ipotecato. In caso di sconfitta si riaprirebbe un mondo. Questa squadra ha la capacità di vincerle tutte e poi le altre. Però, sai, psicologicamente bisognerà vedere come una squadra reagisce da una partita all'altra. Dato ufficiale, quindi primo obiettivo stagionale raggiunto, la Juventus femminile con questa Juventus Women con questa vittoria è matematicamente nella prossima Champions League. Quindi ci sarà la Juventus Women nella prossima Champions, e lì insomma poi vedremo anche il valore internazionale, ecco, che è quello che un po' incuriosisce tutti, perché in campionato stiamo facendo benissimo, in Coppa Italia pure, tra l'altro in Coppa Italia giocherà ancora col Brescia, anche qua partita incredibile, ai quarti di finale non ci si crede, potrebbe essere una finale anticipata e invece non lo è. Quindi Juventus batte Sassuolo 5-0, ci prepariamo per la partita contro il Brescia, qualificazione alla prossima Champions League ottenuta. Barbara Bonansea in questo momento è la capocannoniere della Serie A, a me non resta che salutarvi e darvi appuntamento col prossimo video. Ciao!